In una ciotola metto 250 g di farina zero. Aggiungo 10 g di sale, 2 cucchiai d'olio, mezzo cucchiaino di zucchero e 130 ml di acqua tiepida. Inizio a mescolare. Ora aggiungiamo 8 g di lievito istantaneo e impasto ancora un po' con la forchetta. Poi passo tutto sul piano e continuo ad impastare con le mani. Ho lavorato un po' il panetto fino ad ottenerlo bello liscio, tenendo sempre il piano infarinato. E ora lo stendo con un mattarello. Con un coppapasta oppure con un bicchiere inizio a ritagliare dei dischetti. Questo è lo spessore di una pizzetta, considerate che poi crescerà in forno. Rimpasto i ritagli, li stendo di nuovo e ritaglio altri dischetti. Sono venute circa 20 pezzette. Ora ungo una teglia . Le cuocerò in due teglie separate per evitare di metterle troppo attaccate. Inizio a posizionare le pizzette sulla teglia. Le stendo ancora un pochino con le mani. Queste prime pizzette le condirò con pomodoro e mozzarella. Quindi ho messo in una ciotola 100 g di passata di pomodoro. Aggiungo un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe e mescolo tutto. Metto un po' di pomodoro su ogni pizzetta, circa un cucchiaino. E qualche cubetto di mozzarella. E in forno a 200 gradi per 10 minuti. E condisco le altre con un po' di mozzarella, qualche fettina di patata, ma tagliata proprio sottile, sottile. Un pizzichino di sale sulle patate. E un po' di salsiccia sbriciolata. E anche queste in forno a 200 gradi per altri 10 minuti. E le nostre pizzette sono pronte. E ora assaggiamo. Thank you.
mettiamo in un mixer 150 grammi di ricotta. La metti tu? No, te no. Vai. Stiamo preparando la farcia per i nostri piccoli antipasti. E mettiamo anche 100 grammi, questo è arrosto di pollo, però potete scegliere anche un altro tipo di affettato, un prosciutto cotto, un tacchino. Li facciamo a pezzetti e li mettiamo nel mixer insieme alla ricotta. Fallo tu. Ta-da! L'ultimo pezzetto lo vuoi mangiare tu? Sì. Dai, mangialo. Com'è? Buono. Adesso mettiamo anche un pizzico di sale, lo metto io il sale. Tu metti il pepe. Allora, questo si fa così, a testa in giù e si gira qua. Facciamo insieme. Dammi quest'altra mano. Chiudi. Così e giri. Così, guarda. Ce la fai? È un po' duro. Va bene. Allora tu metti il timo. Mettiamo anche un po' di timo. Così. E ora frulliamo tutto. Tengo qui un po' di latte all'occorrenza, se la farcia dovesse essere troppo densa lo aggiungo. Controlliamo. Aggiungiamo appena appena poco latte. Poi dipende da quanto è umida la ricotta. E frulliamo ancora. E metto questa crema all'interno di una ciotola. Prendiamo poi un rotolo di pasta sfoglia. Il nostro è rotondo, ma va bene naturalmente anche rettangolare, anzi rettangolare è meglio. Noi ce l'avevamo però rotondo. È la stessa cosa. Pizza. Non è una pizza, pasta sfoglia. E adesso, brava, dobbiamo mettere tutta questa crema sulla pasta sfoglia. Bravissima, devi spalmare. Brava. Sai cosa dobbiamo fare? Aiutandoci con la carta forno che sta sotto, dobbiamo arrotolare così. Dobbiamo fare un rotolino. Lo faccio io? Vuoi fare tu? Vai, arrotola. Bravissima. Brava. Guarda che carino questo rotolino che è venuto. Adesso lo avvolgiamo di nuovo nella carta forno e lo mettiamo a riposare nel frigo per circa un quarto d'ora o anche nel congelatore per 5 minuti. Così diventerà più duro e si taglierà facilmente. Riprendo il rotolo dal frigorifero. Con un coltello affilato lo taglio. E Martina mette le rotelline dentro la teglia. Le girelle. Mettiamo le girelline ben distanziate su una teglia e poi con un tuorlo d'uovo sbattuto spennelliamo tutta la superficie delle girelle anche di lato.
sopra e di lato. E poi possiamo anche decorare le nostre girelle con dei pomodorini tagliati a metà. Bravissima, l'ultimo pomodorino. E queste le mettiamo in forno a 180 gradi. Ed eccole pronte. E pronte per essere servite. Ciao. Ciao, buongiorno. Oggi prepareremo insieme una ricetta salvacena che potremo utilizzare sia come piatto unico per la cena, ma sarà ottima anche come antipasto o da servire durante un aperitivo. Abbiamo qui 300 g di farina 00, a cui vado ad aggiungere 120 ml di acqua frizzante a temperatura ambiente, 4 cucchiai d'olio. Ne avevo già messi 3. Un cucchiaino raso di sale e un pizzico di pepe. Inizio ad impastare con una forchetta. E ora continuiamo a lavorare l'impasto sul piano. Dovremmo ottenere un panetto liscio simile a quello della pasta frolla, anche se questo è un impasto che non contiene uova, soltanto farina, acqua, olio e sale. L'ho un po' schiacciato, lo avvolgo nella pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per 20-30 minuti. E ora passiamo a tagliare i pomodori. Ne abbiamo qui di due tipi diversi. Ho circa una decina di ciliegini e due pomodori costoluti, ma potete utilizzare la qualità di pomodoro che preferite e che avete in casa. E andremo a tagliarli, dopo averli lavati, a fettine sottili, circa mezzo centimetro. Riprendo dal frigo la mia pasta . Infarino leggermente il piano e con un mattarello vado a stenderla cercando di dargli una forma rettangolare, perché io utilizzerò questa teglia rettangolare, però potrete utilizzarne tranquillamente anche una rotonda da 24 cm. Ok. Ora la tiriamo e la sistemiamo un po' con le mani. E facciamo aderire bene l'impasto anche ai bordi. Ho qui poi 300 g di stracchino, che andrò leggermente a schiacciare con una forchetta. E vado a mettere lo stracchino sopra la base. Lo distribuisco bene.
E ora vado a mettere le fette di pomodoro sopra lo stracchino, anche leggermente sovrapposte. Condiamo i pomodori con un pizzico di sale. Olio. Origano. E un cucchiaino di zucchero. E questa ora la metto in forno a 180 gradi. Ed eccola, ora la lasciamo raffreddare e poi la tagliamo.